Siamo nella sala 7, da poco riallestita, e siamo davanti a un dipinto di Masolino da Panicale. Un maestro noto al grande pubblico soprattutto per essere stato, diciamo, forse il maestro o comunque il collaboratore del più noto Masaccio, ma in realtà uno dei più famosi pittori attivi a Firenze nel primo quarto, nel primo trentennio del 400. Quella che vediamo è un'opera piuttosto giovanile di Masolino da Panicale, che infatti, diciamo, dimostra ancora il legame con la tradizione tardogotica, per questo fluire dei panneggi, queste linee ondulate, questa dolcezza di questa immagine mariana. E caratteristico di Masolino è proprio anche questo colore chiarissimo delle carni, degli incarnati, della Vergine, del bambino, quasi fatta di latte e miele, come è stato detto a volte per i pittori tardogotici. Il soggetto è un soggetto tradizionale, la cosiddetta Madonna dell'Umiltà, cioè la Madonna seduta a terra su un cuscino, e che quindi si fa umile perché a contatto col terreno, che in latino si dice humus, e proprio attraverso la sua umiltà riesce può, diciamo, ricevere il figlio di Dio e diventare la madre del figlio di Dio. Quindi in realtà è un'iconografia che a noi sembra semplice, intima, ma che, diciamo, nasconde un concetto teologico piuttosto complesso. La tipologia, appunto, del dipinto con la forma a sesto acuto, appunto, dichiara il suo legame col mondo tardogotico, come pure anche questo fondo oro. È un dipinto di cui non sappiamo quale fosse l'origine, è pervenuto agli Uffizi in epoca recente, insieme alle opere recuperate da Rodolfo Siviero in Germania nel dopoguerra, che erano state esportate illegalmente, appunto, durante la guerra. E nel caso di questo dipinto sappiamo per certo che faceva parte della collezione di Göring, che aveva proprio una vera passione per l'arte. Dopo il rientro in Italia, appunto, è stata destinata agli Uffizi. Questo dipinto, posto nella sala accanto alle opere di Masaccio, permette proprio di capire l'evoluzione che si ha a Firenze nel giro di pochissimi anni, e come proprio Masolino in qualche maniera riuscì anche a capire la novità della pittura di Masaccio, modificando il suo stile in termini più rinascimentali nelle opere seguenti.